Union Bike, la nuova direzione del pianeta moto. È in edicola Superbike Italia di giugno, più la guida all'acquisto, accessori e parti speciali per la tua Yamaha R6 R1, Megatest Super Sportive 600, vecchie contro nuove, meglio una versione 2005 o una 2004 super accessoriata. Superbike Italia, l'unica rivista che ti dice sempre la verità. Pinarella di luna, taratarata, pinarella color latte, sì, perché è saltato tutto prima. È saltato tutto, però non possiamo dire. Ciao ragazzi, benvenuti, siamo a Silverstone, Max Temporali reduce dalla vacanza, pinarella di luna, chissà che bello Max. È stato bellissimo. Video come un cane morto, veramente. Passeggiare per chilometri e chilometri. Bello, con spingendo la carrozzina passeggino che pesa 80 kg, perché poi infilarti su le pere, le mele, esatto, le pannolini. Di tutto, pannolini esatto, pieni tra l'altro. Si mangia come un orso. Buonasera anche a Visentine, qui siamo a Silverstone, no, per la prima gara della Superbike con la Suzuki di Katayama, che Katayama o Ulpio? Non è proprio, dovrebbe essere. Mamma mia, che scodata! Intanto è proprio lui, è Kagayama, che ragazzi, si è imbarcato un paio di volte proprio alla prima curva. Attenzione, Kagayama che partiva in pole position davanti a un mitico Noriyuki Haga, che è già primo. Su questo toboga è riuscito a riportare la Yamaha R1 davanti al vertice. Per eccolo lì, Kagayama. Per cui i suoi tifosi posizione, credo aspettassero solamente questo momento e noi ci godiamo questa gara con Haga davanti. Aspettavano. Con Corser subito minacciosissimo all'esterno, addirittura del pilota giapponese delle Yamaha, come dicono quelli che tribune capiscono. Tribune piene, intanto attenzione, colme di gente. Che gli inglesi che sono sei, veramente erano là tutti appesi alle reti. Sì, vogliamo dicevano, entrare anche noi, dai, dateci i biglietti, bagarini. Oh, il Tomone, primo botto, attenzione. Alfonsi, intervento del commissario Sebastian Gimbert con fumo che fuoriesce dalla moto di Alfonsi. Alfonsi, poveretto, che è l'ennesima volta che al primo giro, anzi alle prime curve, gli capita di volare per terra, spesso e volentieri non per colpa sua. Tra l'altro in questa occasione si è procurato un taglio al gomito che poi non gli consentirà di prendere il via alla nella seconda gara. Allora, intanto Corser ha già passato Haga e dietro c'è Chris Walker che sta rinvenendo di brutto con la sua Kawasaki, poi dietro le due Ducati di Regis Laconi e di James Tozer. Max, Walker, come vedi le Ducati? Infatti volevo dirti, tu hai una domanda da farmi. Sì, come vedi le Ducati, Max? Allora, le Ducati sono andate benissimo a Monza, quindi un tracciato completamente diverso da questo inglese, quindi molto veloce, curvoni molto tecnici. Qui abbiamo delle curve molto strette, è un toboga come abbiamo già detto prima, 400 metri di rettilineo, 3 km e mezzo la lunghezza totale della pista, per cui serve agilità e leggerezza. Le giapponesi sicuramente sono avvantaggiate, hanno un peso inferiore che consente quindi di frenare qualche metro dopo rispetto a chi ha quei 10, 15, 20 kg in più invece da portarsi a dietro, sono tantissimi. Nel caso del motore invece Ducati la vedo avvantaggiata, perché è un bicilindrico, quindi è un motore più facile da gestire, più regolare quando sei in mezzo alle curve. Tra l'altro Ducati ha proprio il bicilindrico più bello al mondo da adoperare, un motore elettrico quando definito va per eccellenza. Scherzo. No, dai. No, ho un amico che ha dei problemi. Negli ultimi, parliamo di moto da corsa, insomma, oramai i problemi non se ne registrano più, non se ne vedono più. Per cui avvantaggiata da una parte, svantaggiata dall'altra. Sarà una gara lunga, vediamo cosa succede, soprattutto per quanto riguarda il consumo delle gomme, perché i 4 cilindri 1000 giapponese con tutta quella birra, tutta quella potenza, quando le metti giù sull'asfalto macini le gomme, per cui vediamo se le scelte dei piloti e delle squadre saranno state azzeccate. Senti, mi fai fisso una delle vignette tipo quelle che fa Cereghini che non fanno ridere ma lui le fa lo stesso? Me ne fai una così, fai un disegno che non ha senso e poi fai la battuta tipo quello lì, viva la facoltà, è stata strepitosa. Non ti è piaciuta? No, io ti giuro, o non l'ho capita o ho cominciato a ridere così fisso da solo. Ma perché invece cosa voleva dire?
Non lo so, però chiedilo a Nico, tu lo vedi a tutto moto. Dimmi, ma perché fai le battute che non si capisce niente e che non fanno ridere? Quella effettivamente era un po' difficile, un po' forzata. Ma le altre invece, infatti non so perché le fa, non farle fai prima. No, ma lui è bravo invece a fare le vignettine, dai. Tu sai che sei veramente un ruffiano. Mi hai detto che te che non faceva ridere come non fa ridere tutte le altre che fa lui. Quella lì non mi è piaciuta. Ma anche le altre, dai, non fa mai ridere. Sei un leccone, guarda, c'ha fuori un litro, un chilo, un metro di lingua c'ha non fuori. Vero, non è vero. Dai, è patetico. D'altro ne farle tutte le volte, c'è cioè quella che riesce. Ma non le fare, non devi mica farle per forza, devi farle per non far ridere. Dai, tanto Tosinan è aggressivo negli scarichi del compagno di squadra Laconi e hanno raggiunto Chris Walker con la Kawasaki, ecco la battaglia per il terzo posto nella quale rientra anche Kagayama che in realtà ha qualche metro di svantaggio. A proposito di Kawasaki, il team Bertocchi che schiera le Kawasaki ex Clementi in questo caso, perché Clementi in passato è il team di Pedercini, al posto di Pedercini che ricordiamo nella gara di campionato italiano che si è corsa sul circuito di Imola, otto piloti si sono schiantati al secondo giro per una pozza d'olio, insomma, non segnalata. Una pozza? Una pozza d'olio. Una pozza. Fatto sta che Pedercini, Viziello, Borciani, insomma, la maggior parte degli italiani sono rimasti fuori da questa corsa, dal GP d'Europa. E dicevamo, il team Bertocchi purtroppo, così si è letto anche sulle riviste specializzate, è un po' fuori dei giochi, sta facendo fatica a combattere contro i costi oramai altissimi di questa Superbike, per cui la sua presenza per l'intero mondiale è tutto in forse. A noi dispiace perché Bertocchi è un nome, direi, celebre di questo mondiale Superbike e Supersport. Non ti seguo più e allora invece una sosta per vedere la telepromozione della New Ray Italia e i suoi modellini che non devono mancare nella vostra collezione privata. Poi torniamo qui da Silverstone in questo tracciato toboga con un tentativo di sorpasso di Laconi su Walker, non riuscito. Torniamo subito. Tutti noi sogniamo di guidarle, magari in pista al fianco dei nostri beniamini. Le luci rosse si spengono e via, si parte per un altro GP. Vabbè Max, è sempre il solito esagerato, nei GP ci vanno solo i piloti, ma la New Ray ha pensato anche a noi appassionati con una serie di modelli replica delle moto ufficiali da mostrare con orgoglio agli amici, ma da custodire gelosamente a casa. Pensa Frank, New Ray ha creato anche delle collezioni complete delle mitiche moto che hanno fatto la storia delle due ruote, come la MV Augusta, compresa la tre cilindri del grande Agostini, le moto Guzzi e naturalmente le Ducati, tutte in scala 1-12 e 1-32. Ma non è tutto, perché se parliamo del mito italiano non potevamo dimenticarci di Vespa. New Ray presenta la collezione completa in scala 1.6, 1.12 e 1.32. Ci sono proprio tutte le più classiche e le più desiderate. E per gli appassionati di MotoGP e Superbike, New Ray propone le Ducati ufficiali, le Honda Repsol e Telefonica, oltre alle Yamaha Fortuna e Gauloises, tra cui la numero 46 di Valentino Rossi, tutte in scala 1.12. I vostri miti a due ruote sono disponibili già montati oppure in kit di montaggio per gli appassionati più accaniti del modellismo puro. E per i maniaci di Formula 1, New Ray ha creato i modelli della McLaren e della Williams in scala 1.24 con un pratico e divertente radiocomando 7 funzioni che vi permetterà di sfidare i vostri amici o vostro figlio in duelli mozzafiato. E una volta terminata la gara, tac, tutto dentro alla pratica confezione. E allora ragazzi, mi raccomando, dentro la prima e fiondatevi nei migliori negozi di giocattoli di modellismo e richiedete i modelli delle vostre beniamine distribuiti da New Ray Italia. Mi raccomando però, solo quelli originali. Ed eccoci tornati ragazzi in diretta con Max Temporali qua in cabina di regia Sera Visentina, avessi detto Cereghini, Allora, Corsair sembra allungare su Haga, Walker, Laconi, Tosinan e poi c'è Chris Vermeulen. Vermeulen, il quale vediamo la scheda, pilota nato nell'82, 1,75 di altezza, 67 kg, debutto nell'86. Tra l'altro è partito con... È nato nell'82, ha debuttato nell'86, scusami, io guidavo il pallone. Bene, torniamo in diretta, pilota della Winston 10K Honda che è in netto recupero. Ma senti, sottolineiamo anche la prestazione di Walker con questa Kawasaki che i nostri amici che su strada ci vanno e smanettano pure con queste mille sport, sapranno bene che la Kawasaki è... Fanno male a smanettare su strada comunque, no, ma scusami, ma c'è qualche pirla, scusami se mi parte la parolaccia, che va troppo forte.
in strada. Sulla pista fate quello che volete, ma su strada non fate i bigoli, ragazzi, che ci si mette un attimo a farsi del male, vero? Frank vi sta dicendo una cosa molto saggia, e comunque saprete bene che la Kawasaki 1000 è la più agile del lotto, la moto più leggera, più facile da guidare, soprattutto quando il circuito è così lento, curve da prima, da seconda marcia. Ecco il motivo per cui il nostro Walker, che tra l'altro è inglese, per cui corre su una pista di casa, sembra essere così efficace almeno in questi primi giri. Vediamo anche nel caso della Kawasaki, così comunque scorbutica e nervosa. Oh, camiseria, hai visto che roba? Tu sei uno che la vede lunga. Vediamo appunto cosa succederà con le gomme. È uscito malissimo da quella serie di curve del complex. È stata una bella virgola, è uscito lento, tant'è che la Ducati è... lo ha sopravanzato proprio, infatti. Senti che brutto è da vedere in sella comunque Walker, ha questo stile ingobbito tipo Ron Aslam, mi ricordo Ron Aslam quando correva nella 500 due tempi, quindi ai tempi di Freddy Spencer, Gardner e compagnia. Non li conosco, è che gente che correva? Sì, non li conosco. Ma arrivava dalla bicicletta. Non ho presente. E aveva questo stile un po' strano, no? Quindi è tutto buttato, spalmato sul serbatoio, con la testa quasi verticale rispetto all'inclinazione della moto. Vabbè, raga, poi intanto Kagayama all'interno lo stacca via com'è. Poi! Ma ha fatto un ingresso. Che marone c'ha Walker comunque. Ma come è entrato? Si è arrabbiato che gli abbiamo detto che è brutto e dice aspetta ti faccio vedere io. Vedere che il mio stile funziona. Kagayama comunque in netto recupero, non molla sul pilota australiano. Adesso gli obiettivi sono le due Ducati, che sembra che stiano tenendo un buon passo, passo che gli può permettere forse di raggiungere i battistrada. Invece vediamo staccato in netta difficoltà, sopravanzato anche da Noy Kirchner, lo faccio dire a te, Karl Magerich, del quale vediamo la scheda, australiano anche lui, nato nel 74. Magerich che sembra soffrire moltissimo, il suo compagno di squadra, mentre torniamo alle immagini in diretta, Max, del Winston Tankey Honda. Tra l'altro volevo proprio dirti, a proposito di Vermeulen, che prima abbiamo visto la scheda, lui, quindi il ragazzo australiano, insieme a Fujiwara correranno all'autore di Suzuka, per cui sarà sicuramente una coppia da temere, perché credo abbiano la Honda migliore dell'otto e punteranno senz'altro la vittoria. Dell'otto perché sono otto? Dell'otto perché la Lottomatica ci dà del grande. No, l'Automatica a noi non ci dà niente, per cui la Lottomatica non va bene, non è bella l'Automatica, lasciate perdere, non ci dà niente, per cui... Allora, mentre io ti ripasso quelli che sono i nostri sponsor, per cui meritano di essere citati e non quello che hai citato tu, che non vale niente, ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario. Intanto c'è anche Chili che grande sta, Chili, sta molto grande, mentre piange fisso perché dice voglio la moto che va più forte. Lui intanto sta borbottando dentro il lui casco, si lamenta, la moto non va, gas di gas ce ne dà, però si deve stare zitto fisso. Si sa, se borbotta di più dà più gas, secondo me borbotta di più fisso. Sì, 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 okay, borbotta di più fisso. Pubblicità e torniamo qua da Silverstone. Ed eccoci tornati, ragazzi, con la battaglia tra Chris Walker e Kagayama che lo insedia da vicino. Intanto il sorpasso di Noy Kirchner ai danni di Karl Magerich, lo vedete perentorio, il giovane, oh, il tomone di Kagayama. Sì, Fujiwara, buonanotte Kagayama. Sì, vabbè, ma sì, ormai niente. Sono cotto. C'è chi lo chiama Katayama sulla 7, per cui tu puoi anche dire Fujiwara, va bene lo stesso. A Telenova c'è permesso. A Telenova possiamo dire quello che vogliamo. No, c'è permesso. Comunque è stato grandissimo Fujiwara a tenere il motore. Non era Fujiwara, Kagayama. Oh, santa miseria. Non picchiare che si blocca tutto qua, dai. Tutto perché minchiavolo da solo. Comunque è stato bravo Kagayama, ha tenuto il motore acceso, per cui è riuscito a ripartire. È stato molto bravo, sì. Guarda, sì, va che bravo, va che bravo che è stato. Sull'asfalto, tac, pum, la testata con la manina casco là, che si, senti il motore limitatore. È stato molto bravo, sì, sì, molto bravo. Infatti anche nel suo team lo stimano, dice "è stato bravo, bravo, bravo". Beh, invece dai, tutto no, sommato dai, fatto una bella manovra. Sì, no, sai cos'è la cosa che mi stupisce? Vermeulen, ragazzi, scusate, Winston Tankey che sarà in studio con noi la settimana prossima. Winston Tankey Honda, okay, sarà in studio con noi nel weekend. Grande, anche di Misano. Ragazzi, questo qui è veramente da cogliere con i tappeti rossi, perché se non è il 2006,
però è prossimo a passare in MotoGP. Sicuramente. È veramente bravo, anche perché vi garantisco che la Honda in questo momento non è la moto vincente, per cui lui ci sta mettendo tanto del suo. E di fatti vedrete nella Superbike, dici? Sì, sì, nella Superbike, certo. Ci sta mettendo del suo, e questo lo dimostra il fatto che sta remenando regolarmente il suo compagno di squadra. Intanto corse. Mentre Chili remena il torrone. Esatto, Chili ci mena il torrone, questo qui invece mena il suo compagno di squadra. Magari, che voglio dire, è un campione del mondo uscente della Supersport. Esatto, intanto le Ducati mi sembra che stiano venendo su in maniera perentoria con Regine Laconi. Mancano solo 20 giri alla fine. Bene, se hai una dose io me la faccio volentieri. Mentre un po' più attardato. Oi, una Petronas, Petronas, che è McCoy. Anche qui la polemica, il fatto che le Petronas avessero la carena forellata. Eh sì, perché hanno di fatti avuto delle prestazioni fantastiche. No, pazzesco. Quanto ha beccato in qualifica, scusa? Dunque, vediamo la prima Petronas. McCoy, dodicesimo, 1.28.0, 1.26.6 la pole, 1 secondo e 4. Beh, una cosa che sia, su una pista di 3 km, non è tantissimo. Senza rettilineo, per cui... È lunga come il cartodromo di Rozzano, dove andiamo a girare dal nostro amico Natale, Big Kart, se vi volete divertire, ragazzi. Lì a Rozzano c'è tutto quello che serve. Tra l'altro volevo aggiungere, prima stavamo parlando di Kagayama, lui arriva dal campionato inglese, per cui mi stupisce che qui tutto sommato stia facendo una gara un po' opaca. Adesso, a parte la caduta, comunque vabbè, partito male, però stava concretizzando ben poco, ben pochino, aveva giusto la pole, ma non porterà a casa credo molto oramai questa prima manche. Senti, Corser invece sta per essere raggiunto non solo dalla Ducati di Laconi, ma anche dalla Yamaha di Haga, che adesso è veramente minaccioso. Si sposta, si stacca quasi dal sellino, va a toccare con le chiappe per terra. Sai che sono ben contento, perché innanzitutto vabbè, la lotta diventa un pochino più aperta con diversi piloti per le prime posizioni, e poi Haga è un pilota che mi è sempre piaciuto, cioè ogni volta che parliamo di Haga il mio ricordo va ai tempi della Yamaha R7, quando faceva quei numeri, che tra l'altro vabbè, avrebbe potuto anche diventare campione del mondo se non ci fosse stato quell'episodio il famoso drogati meno doping, infatti, per cui ha perso dei punti preziosi in una gara che gli sarebbero valsi comunque un titolo mondiale. In questo caso lo vediamo lì e siamo ben felici, pur notando che sul pezzettino di dritto, molto breve, però riesce lo stesso a beccarsi un tot di metri in accelerazione dalla Suzuki di Corser. Adesso, se le inquadrature ce lo consentiranno, potremo vedere che uscendo dalla curva Corser macina via metri e lui... Guarda quanto sta guadagnando Laconi, intanto autore del giro più veloce, 1.27 e 1, ha guadagnato mezzo secondo in metà giro. Laconi è una manetta, uno che la salonga, titoli mondiali uno sull'altro, cioè proprio... Sai che Laconi, guarda, non... Non finisce di piacerti. Fa tutte le camicie. Esatto. Fatti basta prendere soldi, mi vesto. Dicevi di Laconi, scusa? Che non finisce di piacerti, eh? No, non, guarda, è un pilota che tutte le volte che lo vedo correre mi spaccheresti la faccia, senti, sinceramente. Cioè, i nostri amici a casa, ammesso che ce ne siano. La Ducati, voglio dire, la Ducati, che è gran marchio, gran moto, perché la Superbike, lo sappiamo, è gran sua, squadra, insomma, è sua. Però voglio dire, servono anche i piloti a Cipicchia. Laconi, secondo me, è un buon pilota, è uno dei tanti bravi piloti. Ma non è un talento, non è un campione, un fuoriclasse come lo è Corser oppure Haga. Poi si può parlare per ore e ore, dire Haga sì, lo era prima, adesso non l'è più. Io non ci credo, perché comunque tra lui e Laconi, secondo me, non c'è proprio paragone. C'è l'abisso. Dategli una Ducati, tra l'altro, visto l'anno scorso, quella Ducati con quel cancello, non era una Ducati, era un cancello del team Renegade. E alla fine cosa ha combinato? Quando arrivava in fondo vinceva, stava comunque coi primi, però la maggior parte delle volte era costretto a prendere il motore e buttarlo nel cestino, perché andava a pezzi. È vero. Tra l'altro, per la cronaca, anche in questo momento il team Renegade è nel quale corre Bostrom, no? Ricordiamolo, sì, Bostrom. È una fase un po' a rischio, perché Bostrom gli stanno girando i maroni che pare avere anche molto grossi lui, tra l'altro. Io vi mando tutti a quel paese e me ne torno in America. Sembra essere soggetto molto dotato Bostrom, tra l'altro. Beh, lei è un bel fiero. Lei, ma anche, mi hanno detto che anche in altre
un bel manico possiamo ma dire. Ma sei molto felice di questo? No, mi dà un po' fastidio, mi rode anche perché dici, piace oltre che le bello, donne, va forte in moto, c'è pure c'è anche un manico proprio nella destra, lui Sgania Manuver Motoclub che salutiamo. Motoclub Sgania Manuver, amicissimi, ciao ragazzi, complimenti. E via, questo terzetto sta dando delle belle soddisfazioni anche in ottica degli ultimi giri che dobbiamo cuccarci, ne mancano solo 17 max. La cosa non ci fa che piacere vedere tre moto di tre case differenti. Beh, sì, anche perché io manca Vermulli di questo terzetto. Tanto la Coni all'attacco. Guarda la Coni. Tra l'altro alla proprio faccia. Staccata che come dicevo prima non però Aga è arrivato, tac, è arrivato un po' lunghino, è stato costretto ad uscire un po' largo dalla curva, però come ti dicevo il motore ti permette di aprire prima il gas e così scappi via dagli altri, ecco il motivo per cui la Ducati in questo circuito risulta avvantaggiata. Corser lo vedo abbastanza tirato rispetto alle gare d'inizio campionato, sì, sì, qui prendeva e andava, sicuramente salutava c'è più da guidare, per cui la sua Suzuki è chiaramente meno avvantaggiata. Suzuki sappiamo, no, in questo momento è quella che ha il motore stratosferico, è la più veloce tra le giapponesi ma anche delle Ducati, e in questa pista dove non puoi sfruttare le doti velocistiche ma neanche tutti i cavalli da scaricare per terra da una curva e l'altra, la vediamo difatti un po' arrancare e anzi vedo la sua moto muoversi un pochino di più del solito, lui che ha sempre guidato bello preciso su un binario fermo, quasi sembrare di andare ad agio, invece adesso lo vediamo lavorare anche di braccio, per cui è un segno che lascia intendere gli ultimi giri non saranno poi così facili. Deve smanettare di brutto. Allora intanto là dietro vedete scorrere le posizioni della classifica, con però Laconi che adesso sembra veramente minaccioso negli scarichi di Troy Corser e della sua Suzuki. Ci può stare l'attacco di Laconi e arriva immediatamente per staccata, dove prima ha superato Noriyuki Aga ha passato anche Corser, quindi vuol dire che quello è un po' il suo punto grandioso, tra l'altro va a finire sul cordolo in piena accelerazione, che non è male, ti scappa via la gomma, ti appendi sulle reti come tra l'altro Laconi è abituato a fare. Esatto, non è che non gli succeda mai a Laconi di trovarsi steso per terra. Ha risposto subito Corser, gli ha detto guarda che per passare me prima devi fare un corso accelerato di traiettorie, e Troy si riporta davanti, li chiamo per nome perché mi hanno detto che anche lì sui network li chiamano col nome, ormai non è più confidenziale, li conoscono. Alba e c'è anche Andrea, ma vai, due che non fanno niente nella vita. Ma cosa state facendo? Niente? Cioè noi siamo qui a lavorare e voi niente? Ha già finito tutto, dopo c'è 6 servizi per chi è in partenza. Dopo c'è la punizione che arriva come un macete sul capo di Maurizio Alba. Vabbè, allora ragazzi, io aggiungo intanto in questo momento... Leggiamo un po' di mail. Aspetta, no, tanto non ce le ha. Non ce le ho. Però le leggo tutte ragazzi, vi rispondo uno per uno. Io volevo sottolineare la presenza di Massimo Roccoli, che in questo caso partecipa come wild card al posto di... chi era? Al posto di Vizziello, se non sbaglio. Sì, perché corrono nella stessa squadra. Massimo Roccoli, che è impegnato nel campionato, nella Coppa del Mondo della Superstock, dove tra l'altro qui a Silverstone ha vinto, poi vedremo la gara alla prossima puntata di griglia di partenza in pista. Guarda, scusa, l'attacco di Laconi all'esterno questa volta passa. È grande, grande. Non è stato male, dai. No, è stata una bella mossa. Bravo Laconi, bravo. Stavolta ti sei meritato. Tutto bene, che Corser l'ha già ripassato un'altra volta. Tutto a posto, è arrivato tutto come solito. Stavolta, intanto Corser davanti. Comunque Roccoli, penso un po' che durante le prove ufficiali del sabato, quindi non la Super Bowl, prove ufficiali, aveva il nono tempo, ragazzi, la prima volta che sale in sella una Yamaha da Superbike, nono tempo davanti a tutte le Yamaha, Aga compreso, per cui è andato fortissimo. E poi va bene, la Super Bowl, chiaramente non essendo neanche abituato a fare il giro secco, pronti via, buono, è partito col sedicesimo tempo. Comunque, nono tempo nelle ufficiali, qualificato per la Super Bowl, e adesso in gara 1 purtroppo si è dovuto ritirare per una caduta che è stato coinvolto scacchi suoi al primo giro, subito sì, al primo giro credo, quando abbiamo visto l'incidente dopo qui magari inneschiamo una polemica tra te e Zamagni, che mi piace mettere dell'astio tra di voi amici, perché secondo Zamagni queste categorie, cioè la stock, la super sport, la super bike, non sono categorie formative in ottica MotoGP, per cui io già ghigno. Esatto, tu ghigni, io so che vuoi tirare fuori questa argomento, che è una cosa che ti fa piacere discutere anche gli amici, se volete, e se, anzi se proprio dovete scrivere l'indirizzo mail, guarda, è questo.
io lascerei invece parlare. Scusami, ma Tosilan dall'attacco di Haga e lo fulmina via. Il giapponese adesso è quarto e c'è il messaggio emozionale di Union Bike. Molte brave! Ma che brave! Col bamburin de Föra, l'hai visto? Poi torniamo un attimino sull'argomento. Sì, Union Bike, però, e poi torniamo sull'argomento MotoGP e balle varie. Eccoci Ciccina, Union Bike finalmente. Ne parlano tutti i miei amici motociclisti. Io vado dentro a dare una sbirciatina. Aspettami qua, Wow, adesso ho capito perché ne parlano tutti. Union Bike a Milano in via Tolstoi 87 e a Lissone in viale della Repubblica 12, il primo megastore per la moto e il motociclista. 6.000 articoli, 150 marchi, 1.000 metri quadrati di abbigliamento moto per uomo, donna e bambino. Da Union Bike troverete tutto l'abbigliamento tecnico per le stradali, la pista e anche il fuoristrada. Occhio al bollino, con Union Bike Card sconti fino al 50%. E poi bauletti, parabrezza, pneumatici, scarichi, DVD, cartine e tutti gli accessori per personalizzare la tua moto. Ciao Ciccina, ho preso qualcosa per noi due. Non sei arrabbiata che ti ho fatto aspettare, vero? Union Bike, la nuova direzione del pianeta moto. Bentornati ragazzi dopo gli amici di Union Bike impegnati nella Super Stock con la MV Augusta, li salutiamo. E allora volevo innescare questa polemica tra te e Zamani a distanza, polemica, anche perché lui non ti può ribattere, per cui puoi dire quello che vuoi. Io ho ragione fissa. Hai ragione fisso te, io la penso come te. Io ho già il macete tra i denti, esatto. Si passa di qua, li taglio le vene. Esatto, e qui è qua fuori. Buono, allora dopo lo decapitiamo qua. Domani quello che ho detto in tele era tutte non palle. Sta bene, esatto. No, allora, io sono, guarda, sono straconvinto. Anche perché Roccoli è uno di quelli che va forte, per cui potrebbe essere. Allora, senti, lasciamo un pochino perdere la Superbike per un semplice motivo. Qui ci sono dei grandi campioni, gente che ha vinto comunque il mondiale Superbike, però sono forse un po' troppo maturi, piloti un po' troppo maturi, che forse oggigiorno non sarebbero più a parte Vermeulen, bravissimo. Ma c'è Chili anche, giovane, promettente. No, diciamo che sono un po' troppo maturi, per cui il passo in MotoGP chiaramente è improbabile, quindi non parliamo di loro. Parliamo piuttosto dei giovani che corrono nella Coppa del Mondo Superstock, quindi viene fuori sorpasso, scusa Max, ma devo dirlo, sorpasso all'interno di Lacconi, vediamo se poi Corser nella successiva curva a sinistra lo ha ripassato. Vai. Parlavo di Roccoli, ma non solo lo Roccoli ha ripassato, scusa, per la terza volta su tre continua a schiaffeggiarlo, esatto, stesso. Roccoli, ma non solo Roccoli, che tra l'altro mi ricorda molto Biaggi, sia fisicamente perché è piccolino, minuto, molto leggero, bello questo attacco, però di come stile di guida perché è molto pulito. Quindi Roccoli, il turco Sofoglu va molto forte, l'ha già dimostrato nelle prime gare, ma tu hai visto le sportellate che si davano nella gara di Monza, dove poi abbiamo parlato e detto che quella è stata una gara spaventosa, epica, cioè, la più moto, bella che mi ha fatto la quest'anno. Usavano il 110%, roba che probabilmente nelle altre categorie non si vede fare. E la stessa cosa succede in quelle gare che purtroppo noi non riusciamo a trasmettere per diversi motivi, comunque il campionato europeo Superstock 600, che io spero che presto prenda il posto di questa Supersport, che alla fine ci sta un po' annoiando. Ci sono 20 partecipanti, dal primo all'ultimo ci sono 18 secondi di differenza, per e cui non va bene. Insomma, si è perso un po' quella competitività tipica della Supersport. In questa 600 invece nuova, la categoria esordiente del 2005, si corre con moto completamente di serie, quindi stesso regolamento della Superstock 1000, e ci sono giovani che hanno 15, 16, 17 anni, perché c'è il limite, mi pare, di 20 anni di età. Lì vedi delle cose che sono spaventose, cioè ragazzi che danno il tutto e per tutto, e io sono convintissimo che sia lì nella 600 che nella 1000 Superstock ci siano i giovani da pescare, da portare. Allora, in dopo il blocco pubblicitario ti faccio, andremo a vedere gli ultimi giri di questa gara, ti farò una domanda e mi dovrai rispondere con tutta sincerità. Secondo me, da questo punto di vista Zamagni potrebbe aver ragione. Vai. Torniamo subito. So che questa vacanza a Pinarella ti ha reso più cattivo, più astioso con la vita, non ti ha donato quella serenità tipica di Max invece... Temporali, di quello che conosciamo. Intanto Tosinan esce con uno scodamento veramente molto accentuato e dietro di lui Haga è pericolosissimo.
Secondo me, quello che mi ha detto Zamagni, dice che nel moto mondiale, comunque anche nella 125, nella 250, il pilota deve abituarsi di più a preparare il setup della sua moto, a sistemarla in maniera più approfondita rispetto alla Super Stock o addirittura alla Super Sport. Tu non la pensi così? No, cioè, è vero, ma fino a un certo punto. Vai a chiedere a Iannuzzo, che sta correndo in questo momento con un MV Augusta, giovane, esordiente del Team Union Bike, che è completamente da sviluppare, sentire un po' cosa ti racconta. Se non deve fare un mazzo così, perché il setup va fatto, è una moto tra l'altro che si può regolare in mille maniere, 8000 regolazioni, quindi equivale a una GP praticamente. E comunque tu vuoi mettere un ragazzo come... Tiriamo fuori dei nomi, abbiamo detto Roccoli, io ti tirerò fuori anche Fabrizio Corti, che in questo momento sta andando fortissimo in quella 600 stock di cui ti parlavo prima, dove comunque a 15 anni, a 16 anni devi essere già in grado di sistemarti la moto, ed è un quattro tempi, decisamente più pesante di una 125 GP, dove c'è la telemetria e comunque ti fanno tutti i meccanici, perché guarda che i ragazzini della 125 non capiscono una cipicchia, niente, zero, zero. L'unico che capiva era Valentino Rossi, che è venuto fuori in 3 secondi, però ti parlo della stragrande maggioranza, 99% non hanno esperienza, non perché siano degli asini, quindi non capiscono nulla. Qui la telemetria non esiste, non si può usare, non si può fare nulla, quindi ti devi affidare il meccanico, si deve fidare del pilota, il pilota si deve fidare del meccanico, quindi un rapporto alla vecchia maniera, e i risultati vengono se si lavora bene, altrimenti no. Quindi il risultato in questo caso credo che sia del tutto a favore di queste categorie, quindi Superstock sicuramente è in grado di sfornare dei piloti in grado di guidare delle MotoGP in futuro. Ok Max, io adesso ho già ricambiato idea, per cui hai più ragione te di Zamagni, e mi piace cambiare così, saltare di palo in frasca. Dopo andiamo fuori, mangiamo una pizza, pago io. Va bene, ma io ti stimo, viene anche Visentin, che tra l'altro prima nella telecronaca che ho fatto del DTM, l'ho beccato con la coda d'occhio e si scapperava allegramente. Attenzione! Sì, sì, col dito sinistro ha tirato fuori un nocciolo di ciliegia e lo ha spetasciato sotto il tavolo della regia. Ha tirato fuori un bussolo, però attenzione che qui c'è un bel pacchetto di quattro piloti. C'è una bella lotta, c'è una bella lotta. Ducati Suzuki, Ducati Yamaha. Cioè qui si aprono a ventaglio in staccata e poi passa. E poi dietro mi sta arrivando Chris Vermeulen con la Honda 77, vediamo in grafica perché abbiamo una grafica strepitosa della sua moto, la vediamo qui roteare, ma che bello, eh? Che poveretto con questa moto comunque ha qualche svantaggio in questo caso, un po' per il peso, un po' per le dimensioni, la CBR 1000 è un pochino più cicciona delle altre giapponesi, non parliamo di Ducati sembra addirittura un 250 da gran premio quando li monti in sella, talmente stretta, forse troppo direi. Hai detto cicciona facendo qualche allusione guardando verso di me, come mai? Perché quando ti cavalco ti dico Frank, sei sempre i fianchi troppo larghi. Sei ciccione così, perché lui si allena con me, cioè io devo scorrazzare in mezzo alla campagna, a me piace, ecco, questi quattro cambi di direzione, destra, sinistra, bellissimo. È bellissimo, sì, hai ragione. Anch'io con la mia Harley, se vado lì, secondo me ci metto 46 secondi a fare quel... Con la tua Elettra. No, invece è fantastica, moto strepitosa. Devo far morire d'invidia il buon Guido Meda, che anche lui è lì che sta tentennando. Sì, mi piacerebbe, dalla però, numero uno, è là che... Dai Guidone, dai, lui vuole trattare famiglia. Il fisso col prezzo. Dai, via, andiamo noi a trattarlo per te. Dai. E via, ma portala via perché è una moto che merita. Allora, situazione in classifica invariata con la Coni che sta smentendo quell'ignoranza galattica di Max Temporali che lo ha definito un cancello, un paracarro, un pilota non in grado, non all'altezza, un pilota da licenziare, un pilota da lasciare a casa, un pilota che non ha senso. Che pensa lui, no? E che chiaramente sta tirando scherzo, fuori. No, secondo me sono bravi tutti. E Corser dietro lì che... insomma... e tiene duro anche Aga, questa deve essere la sua donna. Era una donna quella lì? Era una c'è ancora il ringo di ieri. I ringo aperti, tra l'altro, sono quelli di ieri. Io dopo glieli sgranchio tutti. Ed eccolo, Vermeulen dietro Walker e poi Piagnisteo Chili che gli sta attaccato agli scarichi. Guarda come esce Vermeulen, guarda, troppo un mi dispiace grande. Non vederlo comunque nella bagarre con questi quattro qua in testa. Mi dispiace anche a me, secondo. Perché comunque è uno di quelli che ci mette l'anima, anche lui. L'anima dell'immortale. Esatto. Gli amici che ci seguono. Ci sta invece deliziando Aga, che sta tenendo lì la sua Yamaha incollata
alla Ducati. Guarda, di Tosanan intanto scatenato, e meno male Tosanan, ragazzo, campione del mondo, ma fatti vedere però, perché fino a ieri... Sì, ma da uno bravo fatti vedere però. Fatti vedere da uno bravo bravo. Tra l'altro anche lui, sai, in questo momento è un po' l'idolo di casa, non è un trascinatore come i vecchi campioni inglesi. Di cosa? Di casa Vianello? Sì, infatti. Tanto Visentino ha acceso il televisore in chiaro segno di sdegno nei nostri confronti. Sì, cosa guarda? Sta guardando la partita, pazzesco, mamma mia. Credo. Piuttosto di guardare la partita dell'Italia con... Chi è? Italia contro? Serbia e Montenegro. Attenzione, che li si pestano, poi arrivano i serbi, esatto, armati, sparano quelli. Tanto al di là di quello che tu hai detto, qui nel complex le tribune sono piene, eh? Tu hai detto non c'è pubblico, pieno. Beh, guarda, insomma, diciamo che guarda, c'è una, infatti la inquadrano apposta perché è l'unica dove c'è un po' di gente. La cosa mi risulta anche un po' strana, perché no? Perché in Gran Bretagna si vede, quella è piena, esagerato. Quella è piena, poi ce ne sono altre invece abbastanza vuotine e questo ci lascia un po' perplesso. Anche perché ricordiamo il record su questo tracciato è proprio di Michael Rutter, che corre nel campionato inglese. Tra l'altro Michael Rutter, mi viene in mente la Tourist Trophy, perché Rutter con anche nel Tourist Trophy, dove tra l'altro è morto un altro pilota, purtroppo. No, anzi è morto il pilota del sidecar, perché il passeggero o secondino dai, come noi lo chiamiamo, si è salvato, mentre invece il pilota purtroppo è deceduto dentro... Io credo di sì, perché mentre il secondino viene sbalzato fuori, il passeggero, e ce lo potrebbe dire il Galbiati, fortissimo, ha vinto il campionato europeo Galbiati? Italiano mille volte, l'europeo vabbè, non so quante volte. E purtroppo è rimasto probabilmente intrappolato nel sidecar ed è deceduto, per cui è la vittima 202 del Tourist Trophy da quando si è iniziata la prima edizione, che tu ricordi essere nel 1907. Sette? Sì. Sicuro? Sei. Tra l'altro ragazzi, dalle prossime settimane tenetevi pronti, perché ve l'avevamo già detto, Northwest e Tourist Trophy arriveranno sugli schermi di Telenova proprio in questa fascia. Fresco, oraria. Eh beh, la Northwest è appena corsa, stanno preparando il materiale, appena ci arriva ve lo proponiamo, perché sappiamo che le road races britanniche vi entusiasmano, come entusiasmano dire anche noi queste gare, tra l'altro quelle della Superbike, che stiamo godendo qui da Silverstone. Beh, intanto voglio dire, vediamo i primi tre sganciarsi. Haga sembra perdere un po' di terreno rispetto a Tosanan, che invece si fa sempre più incisivo con questa Ducati 99 che si trova particolarmente bene su questa pista. Si è parlato di crisi Ducati fino a poche settimane fa, ti ricordi, anche nelle copertine, sulle copertine delle riviste specializzate, anziché vedere il titolo, che ne so, Corser, la Suzuki vincono, stravincono, fanno bingo, invece no, vedevi crisi Ducati, la rossa non è più in forma, e boh, non capisco cosa sia successo onestamente da allora fino ad oggi, che nel giro di pochissime settimane sembra tutto rivoluzionato, tutto stravolto. Adesso sono ancora lì come erano ai vecchi tempi, ai vecchi fasti, come piace ricordare a noi. Ducati campione del mondo, anche se vabbè, era un periodo forse un po' diverso, tutte moto private, c'erano solamente loro ufficiali, quindi il gioco si faceva facile. Quest'anno c'è da sudare invece, caro ragazzo. È vero o no, Frank? Hai già finito di fare questo tuo breve monologo. Intervento? Io ho fatto un monologo sulla Ducati. Io mi stavo impiccando fisso col cavo della cuffia. E si sente. Impiccati. Grazie Max, parla ancora pure per un quarto d'ora ininterrottamente. Mezzomagni. Esatto. Raccontatela. Mancano su. Solo 5 giri. Dai, tu chi ti prendi? Corsair o Laconi? Ma io direi Laconi, lo vedo. Vabbè, perché c'hai sotto mano il giornale, sai chi ha vinto. Sotto mano. Dai, guarda che ci vediamo in televisione. Saluto. Siamo noi. Ciao. Sembriamo Reggiani e Meda quando gli sì, fanno che li chiamano e poi non li... come Canzano. Vogliamo dire caro Canzano al dopo Gran Premio a Mugello. Quante parole gli hanno fatto dire a Carlo? Tre. Meno. Ma secondo te hanno sbagliato? Ma Simoncelli, no, e Simoncelli ha detto due volte. Ma sì, dai, per niente, dai. Ma adesso, tanto. No, è che, sai, avere tempi contati, no? Chi? Tu dici lì Cereghini? Sì, praticamente il tempo è veramente tiranno in quei tre quarti tiranno. D'ora di programma. Per cui se c'è l'intervista a Rossi, a Biaggi o a Barros, sicuramente voglio dire, spazio a loro. Mi sacrificano il Canzi. Rispetto per Canzano. Canzi, la Salunga, però, per gli ha fatto di tre parole.
Simoncelli, no, Simoncelli più che... Ma sì, dai, ma dici, dai. Ma no, ma secondo me è giusto così, ripeto, con tutto rispetto per Canzano e compagnia. Però alla fine, insomma, se c'è Valentino Rossi, secondo me la gente... Ma poi ci sono anche le vignette di Cerellini, cioè voglio dire, dove le metti? Ancora queste vignette. Ma anche te hai detto che ti faceva schifo. Al telefono me l'hai detto. Adesso qui, perché... Non è vero. Magari qualcuno glielo dice a quello là, poi ti pianta il muso. Mi usi fisso come materasso. No, non è vero, perché tu... Io sono... C'ho ancora il tuo messaggio, ce l'ho ancora qua, il tuo messaggio di risposta al mio, nel quale lo chiamavamo. Se coraggio. E non c'è la telecamera, non ce l'abbiamo. Io stasera voglio fisso che mi fai le vignette. Te la faccio anch'io, adesso chiedo a Cerellini se mi fa ripetizione. Come si fanno le vignette che non fanno ridere? Metti qualcosa, che ne so, su Gibernau, sei sdraiato. Non è facile, non è facile. Cesi, fame. Però su Valentino non le fa mai, oh. Eh? Come mai? Che vignette gli fai? Ma perché Cerellini ce l'ha con Biagi? Dimmi, svelami questi retroscena. Boh, ma secondo me non è un... No, no, ce l'ha fisso. Sì, ma non è una cosa di pelle. Hai sentito che è inchiodata? Sembrava un ciclomotore. È Tosiland che ha scalato una marcia in più. E via, ha messo la prima fisso dalla sesta. Dalla sesta non si mette. Penna, boh. Dice, io guarda intanto Corsa che si sta facendo minaccioso negli scarichi di Laconi quando mancano ormai quasi tre giri alla fine. Perché Cerellini ce l'ha con Biagi? Ma non è una questione di pelle, questione che tante volte non gli si sta capiscono. Proprio sui maroni. No, beh, lo attacca fisso. Ma non è vero. Sì, non sì, è no, vero. Questa cosa qui invece... No, è vero, è vero. No, non è vero, è vero che lo attacca. È Biagi che è abbastanza permalosetto, per cui quando deve parlare... Se uno ti attacca fisso è sempre, voglio dire, no? Ma, senti, il suo compito è quello di provocare, di stuzzicare un pochino i piloti. Di Cerellini? Sì. Non è vero, perché deve stuzzicarli? Ma perché deve stuzzicarli? Ma voglio dire, uno che fa polemica, come nel caso di Biagi. Ma non è vero che fa polemica, è lui che lo butta sulla polemica. È Cerellini che lo porta sulla polemica, perché Max non ne fa sempre di polemica. Non ne fa sempre. Ma non ne fa, no, dai. Dai. Ma no, dai. Ma è spaventoso. Non l'ha fatto domenica perché è arrivato secondo. Ma non è vero, se fa polemica. Però, senti, che quando però la moto non va ti girano i maroni, perché comunque tu corri e quando la moto non va ti dà fastidio. Cioè. Sono d'accordo. Tra l'altro, giusto per sottolineare questo aspetto, parlando con... proprio ieri parlavo con il mio amico Galasso, che... I ragazzi che conoscono un po' l'ambiente sanno che è un pilota, sì, è un dato forte. Natalino Balasso? No, no, Calasso, con la C di... Di Katsuyaki. Intanto, oh no, poverino! Noriyuki Aga a tre giri dalla fine, dopo una gara strepitosa, si ritira. Mi dispiace veramente per lui, è proprio sfortunato anche a me. Lui. Finito dovrebbe andare a Lourdes a farsi dare una benedizione, più che a lui ai suoi mezzi. Ma comunque sia, parlavo con Calasso, ha fatto lì l'intero weekend con la tenda picchettata lì sulle curve del Mugello. Lui mi diceva che ha visto dal venerdì alla domenica un po' tutte le moto chiaramente evolvere, no? Quindi migliorare dal punto di vista tecnico, perché Mugello è una pista bastarda, tosta. A parte che è difficile, però c'è anche un asfalto che è micidiale, cioè piena di buche, non sai dove. Infatti mi ha detto Valentino il venerdì aveva in mano un cancello, è arrivato la domenica una moto perfetta, perfetta ma non quanto la Honda di Gibernau o di Melandri, che l'abbiamo visto chiaramente correre per qualche giro di più rispetto allo spagnolo. Biagi invece aveva sempre in mano una moto che si muoveva, non stava mai fermo, quindi dal venerdì alla domenica è cresciuta molto meno rispetto alle altre, quindi vuol dire che effettivamente questi problemi tecnici ci sono, e se comunque è riuscito ad arrivare là in cima, là ai vertici, secondo me è più Frank per questioni di testa che non per i mezzi, perché la moto secondo te è cambiata così tanto rispetto al weekend? No, io non ho la competenza tecnica per dare giudizi di questo genere. Quello che mi fa piacere è che ci sia comunque, secondo me, il pilota che ha le doti di guida superiori dopo Valentino, cioè Valentino è là, poi secondo me c'è Max e poi ci sono 3-4 piloti sullo stesso livello. Però non potete dirmi, secondo me, che Gibernau vale Biagi, cioè questo secondo me è blasfemo. No, beh, ma l'hai già visto, no? Di testa lui è già crollato. Blasfemo, ma anche come tecnica di guida, secondo me, è superiore. Che non sia a livello di Valentino, questo voglio dire, è chiaro che un pilota non la metterà mai, però lui non lo è, secondo me. Però allora, a me, non è a livello di Gibernau, è superiore. La dote che manca Biagi, Biagi è una gran manetta, si sa, l'abbiamo sempre detto e ripetuto. La dote che manca Biagi è lo spirito di aggregazione, non è in grado di gestire un lavoro di gruppo, per cui questo secondo me è un grande limite. È un limite di un pilota limite. Può essere fatale, nel senso che può non ottenere dei risultati per colpa di questa sua incapacità di ma cavolfiore se è così, assolutamente. Per dindirindina. Ma sono per Dinci Bacco. Intanto l'ultimo giro dove assisteremo sicuramente a un attacco di Corser a Regina Coni, perché Toseland è lì dietro
pronto Sornione a sferrare anche egli un attacco, ma sarà dura secondo me la battaglia tra questi due. Vediamo Corser dove tenterà l'attacco al pilota francese fortissimo, che Temporale stima molto. Molto difficile superarsi su questa pista, dove alla fine frenano tutti molto forte, le traiettorie sono obbligate, per cui non hai la possibilità di inventarti altre linee, e poi il nastro asfalto non mi sembra neanche così largo, così spazioso da permettere di infilarsi dentro in tre in una curva, traiettorie improbabili, per cui per la Coni la festa si avvicina sempre di più, e Corser credo che a un certo punto è meglio che pensi anche alla sua classifica generale, dove comunque lo vedrebbe in testa alla stragrande. Intanto però ha dato un'acceleratina, si è avvicinato, si avvicina. Gli ha mosso la coda e dietro Tosin ha perso metri preziosi. Lo vedo arrancare. Si arriva nel complex. Attenzione, attenzione, perché adesso gli è veramente nella coda. Prova l'attacco, però vedo il posteriore che gli scappa. Ha dovuto dare una pinzatina lì. Tac, butta dentro. Ultima curva, niente da fare. Vediamo. No problem, la Coni esce bene. Guarda Corser, ha tentato la traiettoria interna. Costretto a piegare di più, dare gas. La moto si intraversa. Secondo. Primo la Coni e terza l'altro Ducati, campione del mondo. Doseland e poi Vermeulen in quarta posizione, crediamo di vederlo uscire adesso grande dalla Vermeulen, curva. Purtroppo si era toccato con Doseland, per cui il suo recupero è stato forsennato, ma non ce l'ha fatta, arriva a 11 secondi dal vincitore. E attenzione, quinto Frignetta, Chili, sesto Walker, ok. Allora ragazzi, ci vediamo la settimana prossima, avremo ancora Silverstone come protagonista. Grazie Visentin, che nel frattempo si è addormentato. Grazie Max, grazie per Frank, le tue disquisizioni aberranti. Ci vediamo settimana prossima. Ciao aberranti. Ciao. È in edicola Superbike Italia di giugno, più la guida all'acquisto, accessori e parti speciali per la tua Yamaha R6 R1, Megatest, Supersportive 600, vecchie contro nuove, meglio una versione 2005 o una 2004 super accessoriata. Superbike Italia, l'unica rivista che ti dice sempre la verità. Union Bike, la nuova direzione del pianeta moto.